Continuiamo la nostra serie e questa volta parliamo, lo studio numero 3, parliamo dell'esempio della famiglia. Credo che tutti noi sappiamo che più delle parole vale l'esempio. L'esempio ha un grande valore. Abbiamo visto già stamane, voi conoscete certamente quel proverbio che dice, forse molti no, ma molti sì, fa quello che il prete dice, ma non fa non far quello che il prete fa. È il rovescio di quello che dovrebbe essere, no? Cioè l'esempio viene prima dell'insegnamento. Tu sei colpito da una persona per quello che la persona è. Come mai certe persone ti dicono una cosa e per te ha un grande valore, se la stessa cosa ti è detta da un'altra persona ha meno valore? Domandatelo. È perché la persona che ti ha detto qualcosa e che il suo esempio corrisponde con quello che ti ha detto ha un'influenza profonda, mentre l'altra è soltanto una cosa superficiale. La fede quindi si manifesta in modo pratico. Il pio timore di cui abbiamo già parlato non fu soltanto un incentivo a insegnare la volontà di Dio, ma fu corroborato da una condotta esemplare. Noè dimostrò di credere al messaggio divino ubbidendo in modo perfetto alle indicazioni ricevute, Genesi 6, 14, 16. Fatti un'arca di legno, di gofer, falla a stanze e spalmala di pece, di dentro e di fuori, ed ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. La certezza del diluvio fu dimostrata da Noè nel modo più convincente, costruendo l'arca. Molti credono soltanto a parole, ma non esercitano alcuna positiva influenza sugli altri. Quello che un individuo fa rivela esattamente ciò che crede. Ora questo è qualcosa che noi come evangelici di fede pentecostale abbiamo bisogno di ricordare ed imparare. Indubbiamente la predicazione dell'Evangelo, i nostri culti, non sono qualcosa fredda, sono qualcosa di bello, di emozionante, di coinvolgente, ma molto spesso il nostro cristianesimo finisce lì, mentre la nostra fede deve continuare nella vita di tutti i giorni. Deve continuare nelle azioni che noi compiamo nel mondo che ci circonda. Per quanto riguarda Noè, possiamo valutare la profondità della sua esperienza con Dio e della sua convinzione che quello che credeva era realtà in base al tipo di opera che compì. Pensate, un uomo che si permette di costruire una nave. Non è un armatore. Probabilmente gli armatori ancora non c'erano quando c'era Noè. Non è un uomo di grosse possibilità economiche. Eppure Noè doveva costruire un'arca. Un'arca di enormi dimensioni, circa
150 metri lunga per 25 metri larga per 15 metri alta, in un'impresa che non era stata mai conosciuta prima di lui. Una nave che corrisponde, qui ci abbiamo non solo naufraghi ma anche naviganti, corrisponde ad una nave di circa 20.000 tonnellate, tenendo presente che le navi passeggeri di oggi hanno da 30.000 alle 50.000 tonnellate, vi dà l'idea della immensità di questa dimensione. Perché le opere che compie la fede sono sempre opere eccezionali. Se la tua fede non riesce ad elevarsi sulla media del modo d'agire degli altri, che fede è? Se Dio ci dona questo meraviglioso regalo che è la fede, questa fede fa di noi uomini e donne che hanno qualità superiori alla media. Stamattina qualcuno ha detto nella preghiera: Signore, sollevaci dalle nostre mediocrità. È vero, il mondo è pieno di mediocrità. E noi, voi che abbiamo contatto con tanta gente, scopriamo la mediocrità come qualcosa di veramente immenso. Mediocrità nell'istruzione, mediocrità nell'educazione, mediocrità qualsiasi campo della vita associata. Mediocrità. Quando andavo a scuola io non potevamo presentare, per esempio, un compito con uno sgorbio o con una cancellatura. Adesso, perché no, perfino alla scuola biblica ci danno certi fogli e c'è tutti pieni di scarabocchi, che al tempo mio dicevano: questo è la lista della lavandaia, non lo devi portare a me. E lì copia e copia e copia. Ma ormai è tutto mediocre. Ho colpito, eh? Che volete fare? Invece i cristiani sono superiori alla media. Come cittadini noi siamo superiori alla media. Amen, così così, Il nostro lavoro, la nostra attività, il nostro impegno ci debbono ricercare e indicare: andate da Tizio, potete stare tranquilli. Fu un'opera di lunga durata. La maggioranza degli studiosi ritengono che occorsero 120 anni per completare l'arca, in quanto Genesi 6:3 il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Ecco, si riferisce non alla durata media della vita, ma al periodo della limitazione della grazia. Da allora in poi passavano 120 anni, quando la pazienza di Dio aspettava il tempo di Noè mentre si preparava l'arca. A me piace questa interpretazione, perché io spero di superare i 120 anni. Ma l'interpretazione popolare della limitazione generale della vita umana contrasta con l'età di molti patriarchi che sono venuti dopo di Noè. Se andate a Genesi 11 scoprite che Sem visse 660 anni, Arcad visse 530 anni, Sela 430 anni, e sembra che Noè divenne predicatore di giustizia a 480 anni, quindi c'è speranza per tutti noi ancora. No, ma facciamo finta che rapportiamolo al nostro periodo di vita,
Lui è vissuto 950 anni, diciamo che è vissuto 95 anni, no? Ha cominciato a predicare a 48 anni l'arca, l'ha finita 12 anni dopo, a 60 anni, e è vissuto poi fino a 95 anni, una bella età, insomma. Ora, indubbiamente fu un'opera lunga, perché la fede non si esaurisce come un fuoco di paglia. Noi abbiamo incontrato nella nostra esperienza cristiana dei cristiani ferventissimi che ci hanno messo in difficoltà per il loro zelo, per il loro fervore, però dopo qualche anno sono scomparsi e noi più freddi, più razionali, meno fervorosi, grazie a Dio, e Dio sia benedetto per la sua pietà e la sua misericordia, sono decine e decine d'anni che continuiamo a camminare con Dio. Perché la fede non è qualcosa che diventa come una bottiglia di birra quando schiuma. C'è troppa schiuma in certi pentecostali. Avete visto quando vi riempiono la bottiglia, il bicchiere di birra? Secondo come lo riempiono, no? Basta, 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 dite, perché trabocca fuori la schiuma, poi la schiuma va via e rimane tanto per birra così. Troppe esperienze cristiane sono così, tanta schiuma, ma la fede è qualcosa di molto diverso, dura nel tempo. Fu un'opera di grande impegno, perché la costruzione dell'arca richiese una grande fatica, un enorme impegno finanziario, solo la fede poteva permettere a Noè di fare una cosa di quel genere. Soltanto il progetto datogli direttamente da Dio fu gratuito, l'abbiamo letto. Tutto il resto Noè dovette pagarlo. Però, siccome il progetto era divino, aveva la garanzia che quel progetto si sarebbe attuato. I piani di Dio sono gratuiti, doni della sua grazia. Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Notiamo che il progetto venne preparato nei minimi dettagli, con estrema chiarezza e semplicità. L'abbiamo letto poc'anzi, 6, 14, 16. Non lasciò alcuno spazio all'ingegno e alla sapienza umana o di Noè. Viviamo in giorni quando la gente vuole aggiungere al metodo di Dio tutti quanti le loro ingegnose e fantastiche invenzioni. Alcuni dicono che bisogna rendere l'Evangelo interessante e allora ci mettiamo questo e ci mettiamo quello e ci mettiamo quell'altro. Ora, nel mondo religioso c'è tutta quanta la coreografia della liturgia, no? Candelabri, luci, immagini, vestiti sfarzosi, e questa è un'aggiunta che serve a rendere in qualche maniera interessante e addirittura folcloristico l'aspetto della religione. Noi invece, che non ci abbiamo questo, allora ci abbiamo certi venditori di fumo che si spacciano per predicatori del Vangelo, che aggiungono altre cose. Cioè, non basta il battesimo dello Spirito Santo, ormai non bastano le lingue, adesso tu bisogna che cadi. E io vorrei che cadessero loro senza rialzarsi più, però. Bisogna che tu balli, bisogna che tu fai qualche altra cosa. Ultimamente hanno tirato fuori quella della risata. Ultimamente hanno tirato fuori un'altra cosa interessante. Il Signore, quando battezza nello Spirito Santo, ci dà il dono dell'unzione, e allora sulle mani ti viene l'olio sulle mani, qui sulle palme delle mani l'olio, il che vuol dire che tu sei unto.
tutte cose che servono in qualche modo ad attirare le persone in semplicità, che vogliono qualcosa di eccezionale, senza sapere che l'Evangelo è eccezionale in sé, gloria sia al Signore. Quando è iniziata quest'opera, il movimento pentecostale non ci aveva predicatori. La maggior parte di quelli che annunciavano l'Evangelo, a parte che a malapena sapevano leggere e scrivere, ma prendevano un verso della Bibbia e dicevano qualcosa. Però lo Spirito Santo operava e prendeva sì che quella parola operava nei cuori e la gente era salvata, battezzata nello Spirito Santo, trasformata dalla potenza di Dio, perché tutto è sul piano che Dio ha dato con chiarezza nei suoi dettagli e in semplicità. Non perdiamo la semplicità, fratelli, non aggiungiamo le cose nostre, lasciamo che lo Spirito del Signore agisca Lui direttamente e Dio sa come raggiungerci. Quest'opera fu ricevuta credendo. Noè intraprese questo immenso lavoro con uno spirito di profonda sottomissione ed umiltà. Dio ha detto che bisogna fare così e così faccio, punto, basta. Se perdiamo l'idea e il concetto che la Bibbia è assolutamente e totalmente ispirata da Dio, che opera efficacemente nel cuore degli uomini, abbiamo perduto tutte le battaglie della nostra esperienza spirituale. Noi crediamo fermamente nell'autorità e nella potenza della parola di Dio. Fu un'opera di vittoria sull'incredulità e sulla derisione generale. Ci saranno stati anche allora i ben pensanti, ce ne stanno sempre, gli istruiti, ci saranno stati anche gli uomini di scienza, che quando sentirono parlare di diluvio dissero: ma quale male? Ma non è successo mai, non l'abbiamo mai sentito, questo poveretto chissà che cosa c'ha in testa, è inconcepibile un diluvio, ancora più inconcepibile il fatto che questo sta costruendo un'arca almeno a 40 chilometri dal mare. È un atto di pura follia di un povero fanatico visionario. Ma nonostante questo, Noè per 120 anni, nonostante che fosse l'oggetto della derisione e dello scherno di tutti, non venne mai meno. Proseguì e completò la propria opera. I suoi contemporanei lo ridicolizzarono, non solo per l'arca, l'arca era solo l'esempio, ma per la sua predicazione di giustizia. Ma lui continuò: la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Noi diciamo che il Signore ritorna. E diciamo che Gesù ritorna presto. Siamo tutti convinti o no? Pensateci lunedì quando andate a lavorare, non adesso, lunedì. E la gente dice: poveretti questi, pensa un po', che tipo di religione strana, aspettano Gesù che viene dal cielo. Per certe parole della Bibbia, un libro così antico, qualcuno l'ha scritto, probabilmente è soltanto un'idea di qualcuno. No, no, noi continuiamo a credere, perché sia Dio riconosciuto verace e ogni uomo bugiardo.
Fu un'opera di grande perseveranza. L'opera richiedeva perseveranza. Non di un giorno, non di una settimana, non di un mese, non di un anno, ma di 120 anni. Tutte le mattine Noè s'alzava e i figli dicevano: che facciamo oggi? C'è da finire l'arca. Quando t'alzi la mattina, che pensi? Che devi fare? Sarebbe utile che noi dicessimo: c'è da completare il nostro cammino di santità con Dio fino a quando Gesù ritorna. Perché è con la costanza che salverete le vostre vite. Ebrei 11:27 dice che rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Perché per fede Noè vedeva il soprintendente dei suoi lavori, cioè vedeva Dio, vedeva il Signore. C'è un uso che spero vada scemando tra le nostre chiese, che certi, siccome non sono abituati a dire lo giuro, perché non si può dire lo giuro, però quando gli fai una domanda: ah fratello, questo te lo dico davanti al Signore, è un giuramento lo stesso, no? Come se poi noi potessimo fare qualcosa che non sia davanti al Signore. Tutto quello che facciamo è sempre davanti al Signore. Evitiamo queste frasi strane che sono succedanee del giuramento. La fede non è presente quando non c'è ubbidienza e perseveranza. Ora, non soltanto il valore dell'esempio, ma l'efficacia dell'esempio. Noè dice qui: per fede preparò un'arca. Indubbiamente egli con i suoi tre figli non avrebbe mai potuto costruire un'arca di quelle dimensioni. Che avvenne? Degli operai presi a giornata, quelli che prepararono questo legno di Gofer, che è un lavoro non facile. Questo Gofer è una specie di pruno, una pianta dal legno durissimo del deserto, e è veramente contorto. Voi lo ritroverete, questo legno di Gofer, nei legni del tabernacolo. È un lavoro durissimo tirar fuori una parte piallata di questo legno. Ma è un legno che è usato così perché è un legno che non marcisce. Lavorarono chissà quanti in questa impresa, misero insieme l'arca, seguirono alla lettera le istruzioni di Noè, certo. Ma che pensavano mentre costruivano l'arca questa? Pensavano alla follia di quest'uomo. Però dice: meno male, abbiamo trovato un pazzo, tanto lavoriamo e guadagniamo. E il progetto poteva essere anche stravagante, ma per loro era una fonte di guadagno continuo per continuare a mangiare, bere e divertirsi. Talché anche quelli che furono coinvolti in un grandioso progetto di fede come quello della creazione dell'arca, poi non ne poterono godere. È una riflessione dolorosissima, ma è testimoniata dalla storia. Non basta assolutamente prendere parte a qualche iniziativa buona che viene da parte di Dio,
occorre la fede personale in quell'iniziativa. È importante, non so se mi sto spiegando, è fondamentale. Non è perché tu vai a pitturare la chiesa o vai al locale di culto, vai a costruire il locale di culto, poi sei salvato perché hai costruito il locale di culto. Se quel lavoro lo fai per la grazia, per la gloria di Dio, e qui devo fare una parentesi, le mie solite parentesi. Da un po' di tempo in qua, grazie a Dio, sono stati costruiti qualche centinaio di locali di culto. I primi locali di culto erano costruiti con le braccia e l'energia dei fratelli e, perché no, delle sorelle. Io conosco sorelle che hanno portato sulle spalle i sassi, hanno portato la cariola, hanno portato la caldarella, si chiama caldarella, quella è napoletana, ma in ogni modo ci comprendiamo, va, della calce, no? Sulle loro spalle, per costruire proprio, diciamo, praticamente gratis. Da un po' di tempo in qua, siccome siamo più ricchi, no? Dice, fratello, allora niente, noi paghiamo, chiama qualcuno che faccia questo. Allora, siccome io faccio l'offerta, sto a posto. Impegniamoci. Il lavoro più umile fatto per la gloria di Dio è il lavoro più alto che noi possiamo avere sulla terra. C'è il locale di culto, si deve, poi c'è bisogno chi lo pulisce, chiamiamo un'impresa di pulizie, noi paghiamo, ma non è la stessa cosa. Tu pensa, sorello e fratello, la benedizione che tu fai a pulire il locale di culto, e mentre pulisci preghi e ringrazi Dio. Perché quando in una comunità soltanto 3-4 persone fanno qualcosa e tutti gli altri stanno a guardare, no? Al metodo italiano di fare le cose, che succede? Che chi non c'ha niente da fare, che fa? Parla. L'unico modo per evitare la maldicenza, le critiche, è che tutti noi ci impegniamo a fare qualche cosa, perché è la pigrizia e il vuoto che creano i problemi. No, ma io il Signore a me mi ha chiamato a predicare l'Evangelo. Sì, ma tu lo predichi con l'esempio, pure quando vai a spazzare la sala di culto, vai a pulire, scusatemi, i gabinetti. Perché c'è gente che non lo fa, perché è troppo umiliante. Lo dico particolarmente ai giovani delle ultime generazioni che sono nati nell'abbondanza. Che Dio vi benedica nell'abbondanza e ci mandi un pochino di miseria, così impariamo tutti. Dove soltanto una parola e immediatamente tutto sottiene. Papà, ho bisogno di... Ecco, figliolo mio, state calmi, ne parleremo poi in seguito, che la maggior parte dei figli di famiglia non sanno da dove vengono i soldi. No, l'opera del Signore va avanti nella collaborazione di tutti. E è l'opera di fede che conta. Questa gente hanno lavorato all'arca, però non ne hanno goduto perché non c'era fede in loro. La benedizione, la salvezza e la sicurezza giunsero alla famiglia di Noè per il suo esempio d'ubbidienza. Se è vero che occorre fede individuale e ubbidienza alla parola di Dio,
Bisogna ricordare che il credente può influenzare gli altri e mentre serve se stesso non può fare a meno di essere anche al servizio degli altri. Nella misura che tu servi gli altri, servi te stesso. Le ragioni che nella società odierna ci sono tante forme di esaurimento nervoso, perché la gente pensa solo a se stessa. Apriamoci agli altri. Dio ci chiama a servire l'un l'altro nella grazia. E non diciamo questo spetta al pastore, quest'altro spetta all'anziano, quest'altro spetta al diacono. E tu che fai? No, io vado al culto. Poi quando il culto qualche volta è piatto, e dice ma il pastore non si è preparato. E tu? È dalla collaborazione di fede che noi possiamo e dall'efficacia dell'esempio che noi possiamo aiutarci l'un l'altro. La preparazione dell'arca però non fu l'unico esempio. Noè fu anche un predicatore di giustizia. La sua rettitudine ed integrità si manifestarono appieno. Egli fu sale e luce per la sua generazione. Noè però non fu un uomo di successo, assolutamente non fu un uomo di successo, secondo il concetto umano. Non fu uno Spurgeon, non fu un Billy Graham, non fu un predicatore come Moody per coinvolgere migliaia di persone. Riuscì a salvare soltanto 7 altre persone. Noè, come poi Abramo, credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Non ci furono dei risultati appariscenti. Noè non può essere catalogato tra i grandi revivalisti della storia. Tuttavia è ricordato come predicatore di giustizia, perché Dio ha e dà molto più importanza alla fedeltà che al successo. E nessuno di noi si illuda, mai, mai. Se tu, e lo dico ai pastori, ai miei fratelli pastori, come anche ad altri, se tu vai in una comunità e hai successo, e hai tante conversioni, tanti battesimi di Spirito Santo, segni che seguono, non ti sognare che è per la tua capacità. È qualcosa di accumulato nel tempo. Prima di te, ormai stiamo avvicinandoci quasi a 90 anni di testimonianza pentecostale in Italia, ci sono stati fratelli, sorelle, credenti che hanno pianto, che hanno pregato, che sono stati perseguitati, che non hanno visto nessun risultato ma sono rimasti fedeli. E quella è un'eredità che tu non conosci ma che è lì. E al momento opportuno tu mieti dove altri hanno seminato. E diamo a Dio sempre la gloria. Perché il Signore fa quest'opera. Nessuna capacità umana. Dio non onora il successo, onora la fedeltà. Quando andremo lassù non dirà ben fatto, mio buon servitore di successo. No, no. Ma dirà ben fatto, mio buono e fedele servitore. L'efficacia dell'esempio è un principio sempre attuale. Il suocero consigliò a Mosè, meno male che certe volte i suoceri qualcosa di buono fanno, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. E Paolo dice a Tito, ispirato dallo Spirito Santo,
presenta te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrandone l'insegnamento, integrità, dignità, linguaggio sano e irreprensibile. Quale fu il premio di questo esempio della fede di Noè? Prima di tutto, la salvezza sua e della famiglia. Quale premio maggiore per la sua opera di fede perseverante, simile a quella d'Abramo, che sperando contro speranza credette? Che vuol dire sperando contro speranza? Una traduzione dice molto bene: credette anche se questa promessa andava contro il ragionamento logico, umanamente parlando, su che base poteva costruire l'arca tanto lontana dal mare? L'unica base era la parola di Dio, la promessa di Dio. Ottenne quello che aveva creduto nonostante l'opinione contraria di tutta la sua generazione. Poi il premio dell'esempio è che l'opera di Dio continuò sulla terra. E non è poco, eh? E non è poco. La Chiesa di Gesù Cristo attraverso i secoli è stata perseguitata e lo è ancora. È di 2 settimane fa che un altro nostro fratello in Iran è stato trovato impiccato. E uno dopo l'altro ogni anno gli evangelici e pentecostali e non, e dell'Assemblea di Dio e non, i responsabili uno dopo l'altro ogni anno li trovano uccisi. Ci sono parti del mondo dove ancora la persecuzione c'è, ma il popolo di Dio non è mai vinto. O come diceva un grande scrittore del secondo secolo, il sangue dei martiri è la ricchezza della Chiesa. Cioè, l'opera di Dio continua. Come avreste fatto voi a far continuare l'opera di Dio sulla terra in mezzo a una generazione storta e perversa come quella del tempo di Noè? Dio usò l'arca come unico mezzo attraverso il quale Dio poté ricominciare da capo. Noè fu il primo che costruì un altare al Signore, ristabilendo lo stesso legame che Dio aveva avuto con Abele, che non era finito bene umanamente parlando, e con Enoch. Infatti Noè, come Enoch, camminò con Dio ed offerse ad Abele un sacrificio eccellente. In realtà il premio di questo esempio di fede riuscì a riprodurre nella semplicità, alle origini, il rapporto fra Dio e l'uomo. Che ti importa se ti perseguitano, se non ti capiscono? Che ti importa se sei minoranza in un piccolissimo paesino? Ho incontrato 2 giovani sorelle, e fatemelo dire, alla Maddalena stanno. Sono una famiglia di credenti, al quale si è aggiunto un nostro giovane fratello che fa il servizio militare là nella Marina. L'isola della Maddalena, non c'è nessuno, sono loro. È stata per me un'emozione grandissima, l'ho incontrata qui, queste 2 giovani sorelle, col papà, la mamma, e mi sono grandemente rallegrato. Pensate, isolate. Io non so come vi sentirete oggi, sorelle, in mezzo a 4.000 persone. Chissà come ci sentiremo quando raggiungeremo il cielo. E saremmo tanti che non potremmo essere contati, dice il Signore. Altro che i 144.000 famosi. Saremo
impossibile contarlo il popolo di Dio. Ma sulla terra qualche volta siamo soli. Ma che vi interessa? Noè pure era solo, con la famiglia, che si doveva trascinare dietro, a me sembra, tra le righe. E poi vedremo che, insomma, più o meno non sono lontano dalla verità, non sono lontano dalla verità. Però, per mezzo suo, l'opera di Dio ha continuato sulla terra, perché Dio nel tempo riproduce sempre la semplicità del culto in spirito e verità. La storia del cristianesimo è meravigliosa, e se uno va a studiarla sotto, guardandola da un certo aspetto, scopre questo: che in ogni tempo il Signore ha avuto persone, delle volte tante, delle volte poche, che sono volute tornare alla semplicità dell'inizio. Non la perdiamo questa semplicità. Tutte le coreografie mettiamole da parte, tutti gli abbellimenti mettiamoli da parte, perché altrimenti perdiamo tutto. Ci sono studiosi pentecostali che dicono: il movimento pentecostale finirà come gli altri e il Signore chiamerà qualchedun altro. Io invece vi dico: il movimento pentecostale già è finito, ma non per questo è finita l'opera di Dio, perché quando arriveremo lassù, se voi andate a domandare a qualche angelo i pentecostali da che parte stanno in cielo, vi diranno: io questo nome non l'ho mai sentito. Lassù ci arrivano soltanto quelli che hanno le vesti bianche, la palma nelle mani, e che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e che vengono da grande tribolazione. Però io credo che prima che quest'opera dello Spirito Santo possa essere ridotta al nulla, Gesù ritorna. Questa è la mia fede. È importante poi che, e Noè non se lo sarebbe mai sognato, il nome suo rimane scritto nel libro di Dio. Ci saranno stati uomini importanti prima del diluvio? I loro nomi scomparsi, ma Noè è ricordato altre 7 volte nella parola di Dio come uomo pio, giusto, retto, integro, come un fedele testimonio di Dio e della sua causa. Isaia 54:9, leggiamoli questi versi, sono bellissimi. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si spanderebbero più sopra la terra, così io giuro di non più irritarmi contro di te e di non minacciarti più. Ezechiele 14:14-20. E in mezzo a esso si trovassero questi 3 uomini, Noè, Daniele, Giobbe. Questi non salverebbero che se stessi per la loro giustizia che Dio è il Signore. 20. Se in mezzo ad esso si trovassero Noè, Daniele, Giobbe, come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, non salverebbero che se stessi per loro giustizia. Noè, Daniele e Giobbe, fratelli miei predicatori, fate uno studio biblico e vedrete che questi 3 uomini hanno delle caratteristiche in comune molto belle, in 3 periodi diversi. Ma nonostante in 3 periodi diversi della storia, Noè, Giobbe e Daniele rimasero fedeli e sono scritti nel libro di Dio. Matteo 24:37-38. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliolo dell'uomo. Infatti,
come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca. Luca 17, 26 e 27. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Ma perché non bisogna mangiare, bere e prendere moglie e andare a marito? Qui ci sarebbe tanta gente che rimane esterefatta, eh? Ma sì, certo che si deve mangiare e bere, però quelli non mangiavano e bevevano per vivere, vivevano per mangiare e per bere, il che è diverso, no? E prendere moglie e andare a marito è una cosa normale, però per loro era quella la cosa importante, invece di pensare a qualcosa che era ancora più alto e che era la moralità e l'integrità. Ebrei 11:7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. Questo è un verso che spero avrete imparato a memoria quando è la fine del raduno. Primo Pietro 3:20. Che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Secondo Pietro 2:5. E se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con 7 altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Pensate un po'. Secoli passarono, ma l'esempio di Noè rimane un esempio perenne nella storia dell'umanità. L'esempio della fede è la più grande ricchezza che noi possiamo lasciare dopo di noi. Perfino quando il Signore verrà e ci porterà con sé tutti insieme, quelli che rimarranno, purtroppo, dovranno meditare sulla tua e la mia testimonianza di fede. Dovranno dire, ci avevano ragione, ci dicevano che veniva Gesù e li prendeva, l'ha presi e noi abbiamo perso l'autobus e siamo rimasti qui. V'è un premio per l'esempio dei credenti, un premio che rimane nell'ambito della famiglia e nell'ambito della società. Qualche tempo fa sono andato in un ufficio, mi capita spesso purtroppo per me di andare nei ministeri, e sono andato a parlare con un alto funzionario dello Stato e con mia grande meraviglia, ah, lei lo sa che io c'avevo un impiegato, chissà se lo conosce, e mi ha dato il nome e cognome. Certo che lo conosco, è un membro della mia chiesa. Guardi, noi lo rimpiangiamo tutti, sono 10 anni che è andato in pensione, ma tutti noi rimpiangiamo per l'uomo, per la sua dedizione, la sua correttezza, la sua precisione. Io mi sono sentito un re. Dio sia lodato per credenti che lasciano un buon esempio. Quando nel mondo d'allora si manifesta il male in tutte le forme più grandi e macroscopiche, quando la violenza, l'immoralità, la depravazione regnano sovrane come tra i contemporanei di Noè, se si trovano credenti come lui, che camminano con Dio, che nutrono pio timore di lui
e gli ubbidiscono per adempiere quanto sembra inconcepibile alla ragione umana, quando ci sono uomini e donne che preparano un'arca, quando non esiste alcun segno di diluvio che sta per arrivare, quando c'è la gente deride e reputa pazzia la fede in Dio e le sue promesse, ma ugualmente sono disposti ad adempiere tutte le istruzioni divine, allora non può mancare il premio della fedeltà e dell'esempio, che sarà la salvezza di alcuni ed il ritorno alla potenza e alla semplicità del rapporto con Dio. Il Signore si muove ed agisce sempre mediante lo Spirito suo e marcia fedele con coloro che sono ubbidienti alle istruzioni che Egli dà e alla sua chiamata. Io ho terminato, il Signore vi benedica.